Eseguiamo ora, vi faremo vedere un breve contenuto video che dobbiamo vedere. E nel frattempo penso che possono accomodarsi Elisabetta Viavanti, perché c'è un piccolo cappello a questi ultimi interventi del convegno di oggi. Vi abbiamo portato quelli che, almeno secondo la nostra esperienza, perché comunque alcuni di questi interventi li abbiamo seguiti direttamente già in altri convegni, quelli che oggi sono in Italia le persone che hanno più competenza e formazione sull'ambito appunto dell'applicazione della cannabis nella cura di determinate patologie. Non potevamo non portare la voce di chi queste patologie le vive e di chi questi farmaci effettivamente li utilizza e li usa per sopravvivere, possiamo dire, no? Comunque per curarsi e andare avanti. Nel frattempo che Simone cerca il contenuto video, io passo appunto la parola ad Elisabetta. Quindi lascio direttamente il microfono. Allora, io saluto tutti, quelli che mi conoscono e quelli no. Allora, io e Santa facciamo parte di un gruppo su Facebook e venire dopo tutto questo sapere che avete visto e questi dottori, insomma, un po' ci vergogniamo, perché cosa possiamo dire? Dunque, noi siamo in realtà l'ultima ruota di questo carro che avete visto oggi, siamo i pazienti, e in questo momento siamo in crisi. Siamo in crisi perché stiamo male, perché non abbiamo più le medicine, perché abbiamo sì tutti questi dottori che ci aiutano e di cui dobbiamo dire grazie, no? Perché abbiamo i farmacisti che ci preparano tutto e do gratias che ci telefonano e ci dicono guarda che noi abbiamo ancora un poco qua, un poco là. Abbiamo dottori che va bene, dobbiamo pellegrinare a destra e a sinistra, ne vorremmo un po' di più, ok? Quindi chiediamo anche a questi che ci sono di istruirne per favore degli altri. E i farmacisti, dottor Ternelli non faccia finta di niente, di istruire bene degli altri farmacisti per non vedere degli oli che non sono filtrati proprio benissimo e via dicendo. E, insomma, a parte questa cosa, più che altro noi chiediamo, e molto a viva voce, due cose. Intanto di avere una legge che ci tuteli in tutto e per tutto e non un decreto ministeriale o due emendamenti buttati lì in una legge di bilancio, ma una legge che ci tuteli con la cannabis terapeutica in tutto e per tutto. Due, che ci venga assicurata sta benedetta continuità terapeutica, perché non è possibile che io mi curi per un mese, due mesi, tre mesi, poi torni a stare male, torni a tremare, a non controllare il dolore. Io, come tante ragazze che sono qua e che stanno male, o sentire, perché noi abbiamo un gruppo, bambini che hanno crisi epilettiche, che non sono sotto controllo, perché? Perché non gli arriva il bedrolato, non gli arriva questo, e lo Stato non gliene frega niente. Abbiamo fatto una diffida e hanno firmato più di 100 di noi. Abbiamo chiamato inizio settimana e cosa ci hanno risposto? Sentite questo silenzio, questo è stato lo stesso silenzio dello Stato che doveva obbligatoriamente risponderci entro 6 settimane dalla deposita della diffida, che non ha neanche detto niente. Cioè non ci ha detto niente, non, niente. Doveva avere una risposta scritta, una diffida scritta, niente. Se n'è fregato. Cioè, la continuità terapeutica, perché me la dai se io ho il Targin e non me la dai se mi dai la continuità? Ancora peggio per me, che io sono emiliana e l'incarico al servizio sanitario regionale, quindi, cioè, io sono incarico al servizio sanitario regionale,
il mio servizio sanitario già in questo momento non mi ha incarico perché mi ha abbandonato. Cioè, io ho 30 grammi di medica al mese, me ne stai dando 5. Io a metà dicembre sarò, scusate il termine, nella merda. Perché mi arriva a fine gennaio, io da metà dicembre a fine gennaio, come vivo? Mi venite a trovare voi? Il vero problema è che praticamente ci stanno ignorando. Abbiamo tutti una terapia prescritta da medici, e sia dalle ASL sia da medici privati. Chi la paga? Perché diverse regioni sono a pagamento, piuttosto che no. Dicono che vogliono fare questa legge, ma ancora non è passata, quindi fino a quando non passa noi non possiamo cantare vittoria, almeno per poter avere un minimo garantito, quindi in tutta l'Italia, non solo per i privilegiati o per chi ha la fortuna di vivere in una regione piuttosto che un'altra. E soprattutto ora noi vogliamo sapere da ora in poi come faremo, perché siamo tutti senza terapia. Io da 2 mesi che ne ho la metà, quindi io prendevo solo il CBD perché io ho una malattia autoimmune, l'artrite psoriasica, prendo la crema, ora adesso prendo solo il Bedrogam, che io non era la mia prima prescrizione il Bedrogam. Io ora prendo il Bedrogam perché mi sono dovuta adattare a una terapia che adesso non c'è. E non è corretto questo, perché se io mi davano gli oppiacei, andavo in farmacia e li andavo a prendere tranquillamente come tutte le altre. E non è giusto che vengano pure costretti o comunque agevolati i pazienti ad andare nel mercato nero o, come dicono, di farsi la piantina. Io della piantina non me ne faccio niente, perché io ho bisogno di olio, ho bisogno di creme, ho bisogno di una terapia standard che deve essere sempre uguale. Non posso fare oggi una pianta e domani un'altra. Oppure chi ha una necessità di 30-40 grammi al mese, come dovrebbe fare? In più abbiamo una famiglia, abbiamo delle malattie, abbiamo un sacco di cose, e noi vogliamo che lo Stato ci garantisca la cura che noi dobbiamo fare per stare bene. Stop, solo questo vogliamo. E lo vogliamo subito, lo volevamo ieri, non domani, ieri. Maria Suntavischi, mi sono attenuta, che è appunto portavoce dei pazienti, che ci leggerà. Ce lo spiegare. Sì, allora io parlo a nome dei pazienti, ma anche io sono una paziente fibromialgica, quindi utilizzo la cannabis, e in questo momento anche io sono in un momento di difficoltà perché la terapia non ce l'abbiamo. Noi abbiamo sottoscritto, alcuni di noi, un documento che produrremo e che alla Regione Umbria, proprio per cercare di sensibilizzare, diciamo, una mano che venga data ai pazienti da parte della regione, da parte della sanità, proprio per non sentirci abbandonati del tutto, come hanno detto anche loro. Quindi io darò lettura a questo documento, se c'è qualcuno che lo vuole sottoscrivere, dato che ancora non l'abbiamo portato, magari un attimo dopo, prima che andate via, ce lo firmate. Allora, noi pazienti umbri chiediamo che, ai sensi per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale di cui sopra, ci venga riconosciuto il diritto di ricevere cure appropriate e di qualità, che nel nostro caso specifico equivale alla possibilità di poter usufruire delle terapie a base di farmaci cannabinoidi, in quanto affetti da patologie resistenti alle normali terapie farmacologiche. Che, ai sensi per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale di cui sopra, la Regione Umbria assicuri effettivamente al paziente affetto da patologia o da sintomi che traggono beneficio dalla terapia con farmaci cannabinoidi l'accesso alla terapia stessa. Infatti, allo stato attuale, i pazienti affetti da patologie rispondenti alla terapia con cannabinoidi sono costretti a recarsi fuori regione per ottenere la prescrizione della terapia adeguata alla propria patologia. Che venga garantita la disponibilità di tutti i tipi di farmaci cannabinoidi presenti sul mercato, anche estero, già hanno ampiamente elencato i nomi e i vari tipi,
Infatti non tutti i malati trovano beneficio dallo stesso tipo di farmaco e dallo stesso metodo di somministrazione. Ad esempio nel caso specifico dei malati affetti da fibromialgia, malattia, sindrome multifattoriale, gli stessi hanno bisogno di una terapia a base di cannabinoidi, però mirata al proprio caso. Che sia garantita al malato la disponibilità di personale medico, e che questo in questo momento è la cosa più difficile da trovare, perché purtroppo nessuno dice si assume la responsabilità di prescrivere i farmaci cannabinoidi, che redica il piano terapeutico adatto alla propria patologia, riguardante sia la patologia di farmaco cannabinoide che la modalità di somministrazione, così come stabilito dall'articolo 3 della legge regionale di cui sopra. Che i farmaci cannabinoidi vengono equiparati ai farmaci tradizionali e quindi dispensati secondo le stesse modalità di tutti gli altri farmaci prescrivibili per i quali è prevista l'erogazione tramite il Servizio Sanitario Nazionale. Sul punto vogliamo precisare che l'utilizzo di farmaci cannabinoidi da parte dei pazienti è un costo molto elevato, difficile da sostenere, considerando che nella maggior parte dei casi non si tratta dell'unica terapia, come nel caso dei malati di fibromialgia, che sono costretti a ricevere anche altri trattamenti, tra cui fisioterapia, cure termali, visite mediche specialistiche e spesso fuori regione, perché purtroppo qui non sono garantite, quindi si aggiungono anche le spese di viaggio, eccetera. Solo per terapia a base di cannabinoidi mediamente vengono spesi sui 150 euro mensili, e quindi è necessario che tutti i malati possano accedere a questo tipo di cure, anche se purtroppo non sono economicamente abbienti. Che venga garantita la continuità terapeutica necessaria alla corretta somministrazione di tutti i farmaci cannabinoidi presenti sul mercato, con tempi e modalità adeguati, nel rispetto delle prescrizioni mediche a seconda della patologia, assicurando anche l'importazione di tutti i tipi di farmaci cannabinoidi. Che venga integrato l'elenco delle patologie aventi il diritto all'accesso alla terapia cannabinoide e alla sua erogazione tramite il Servizio Sanitario Nazionale, inserendo ad esempio malattie come la fibromialgia, di cui in Italia sono affetti circa 2 milioni di persone. Che venga equiparata alla normativa regionale in materia in modo da eliminare qualsiasi disparità nelle possibilità di accesso alla cura tra i pazienti di regioni diverse. Io ringrazio i medici, i ricercatori, eccetera, i farmacisti che ci sono stati prima, perché grazie a loro ci sentiamo forse meno abbandonati, perché se no... Non so se vuoi dire qualcos'altro tu. Niente. Adesso, tornando un po' in me, perché ero un pochino agitata, perché insomma la situazione la conoscete tutti, purtroppo, la viviamo sulla nostra pelle. Io dico una cosa, una grande richiesta che ci viene da tutti, anche quelli del nostro gruppo, è di chiarezza, intanto di aumentare, perché tanti di noi fanno grandissimi pellegrinaggi, siamo stanchi di fare pellegrinaggi a destra e a sinistra, la richiesta che ci viene da tutti è di trovare più medici, la richiesta qui di fare alle varie associazioni che ci sono, come voi anche di Canapamo, è quella proprio di creare il più possibile queste momenti di divulgazione, benissimo farla all'interno di un ASL, come io l'ho fatta all'interno di un ospedale, cioè in modo che i dottori si sentano ripetere, ai medici qua presenti, fate in modo di divulgare anche agli altri medici, perché è l'unica, cioè voi il linguaggio ce l'avete per parlare agli altri, perché... Non so, però è l'unico modo, cioè l'unico modo che abbiamo di... Adesso noi come pazienti, la nostra idea era quella di creare un comitato attraverso il nostro gruppo, proprio di unirci come pazienti per, non dico autodifesa, però per avere un attimo di forza per tutelarci come pazienti e per avere la forza anche di chiedere le cose, capito? Solo per quello, chiedere le cose alle ASL, fare forza per chiedere corsi, perché per esempio noi anche in regione Emilia Romagna per esempio abbiamo chiesto che venisse messo in agenda ai medici di base almeno un corso sulla cannabis terapeutica, ai medici di base, cioè, che poi adesso, se abbiamo capito bene, con la nuova legge, con gli emendamenti che sono stati fatti, andrà solo ai terapisti del dolore la possibilità di prescrivere col Servizio Sanitario Nazionale. Speriamo che non sia così, perché sennò... Sennò Bertotti impazzisce. Sì, esatto, ci saranno medici che saranno operati fin qua e altri che non lavoreranno più. Cioè, quindi
Sì, speriamo bene. Non so, Santa, posso?